Io da credere. Non sta così. Le minacce, gli insulti, gli spintoni, i pugni, gli schiaffi, tutto per qualche ripresa. Stava facendo il suo lavoro Massimo, il nostro cameraman. Si trovava questa mattina in via Patanè, nel quartiere Borgo Sanzio. Stava documentando una delle piaghe che affliggono la nostra città, l'abbandono selvaggio di auto sulla strada pubblica. Proprio lì, a poca distanza, l'uno dall'altro, stazionano da tempo almeno 4 mezzi. Uno è di quest'uomo sulla 60ina, non ha gradito il lavoro della nostra redazione. Da settimane raccogliamo le segnalazioni dei catanesi stanchi di ritrovarsi davanti casa rottami e carcasse di auto e in alcuni casi anche mezzi pieni di spazzatura. Doveva smetterla di riprendere perché quella era la sua macchina. Prima le parole sempre più pesanti, poi le minacce, infine le botte. Poi, quando il nostro cameraman prova ad andar via con la propria moto, una nuova aggressione, l'uomo non solo non accenna ad allontanarsi, ma inizia a spintonarlo. La moto perde stabilità, gli cade addosso, il casco si spacca. Sul posto la polizia per i rilievi. Per il nostro collega, medicato al pronto soccorso del policlinico, escoriazioni al braccio ed un ematoma all'occhio sinistro. I danni alla moto e la rabbia per quella che poteva degenerare in qualcosa di molto più grave.